I frati cercano di essere pellegrini, con poche radici in terra e un po' più in cielo. Con questa frase ispirata da Fra Giorgio Bonati, Giuseppe Fornoni, frate cappuccino, da 10 anni parroco dei Sabbioni, spiega il senso della sua partenza da un luogo che è diventato la sua casa. I suoi superiori hanno deciso di destinarlo alla diocesi di Milano, dove ricoprirà l'incarico di rettore dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, una struttura ospedaliera che ospita ragazzi disabili e anziani, dove avrà la responsabilità di essere punto di riferimento spirituale. Fra Giuseppe sarà sostituito da Fra Tommaso Grigis, di 68 anni, proveniente da Varese. Il nuovo curato sarà invece Fra Massimiliano Laini, 45 anni, proveniente da Cremona. Il ruolo è quello di rettore, la parola grossa, ma che dice fratello che accompagna altri, insieme a altri 3 frati, ecco, saremo una presenza religiosa in un luogo di sofferenza, perché ci sono tanti ragazzi, giovani, disabili, anziani, ma anche poi sicuramente tantissime persone dal personale. Si parla circa di 2.000 dipendenti e circa 2.000 volontari in questa grande struttura. In questi 10 anni Fra Giuseppe è riuscito a toccare il cuore di tanti parrocchiani che con lui hanno condiviso molte fatiche, ma le gioie, ci dice, sono state di più. Da sottolineare la sua attenzione ai giovani, allo sport e ai richiedenti asilo. È stato il fondatore dell'ASD Oratorio Sabbioni e ha lanciato l'iniziativa Indovina chi viene a pranzo, in cui invitava le famiglie cremasche ad aprire le loro case per un pranzo di condivisione con i richiedenti asilo. In pieno spirito francescano si è anche impegnato nella sistemazione della chiesa parrocchiale, rifacendo il tetto, e prima della sua partenza saranno inaugurate le campane della torre campanaria, oggetto di un restauro conservativo. Abbiamo fatto vari lavori, ecco, l'ultimo è proprio questo qui della sistemazione del campanile. Proprio oggi stanno rimettendo le campane, a fine settimana quindi verranno ultimati i lavori, ma credo che la notizia più bella è che appunto sabato prossimo, il 2 settembre, in parrocchia, che è un po' anche l'ultimo momento mio ufficiale da parroco, ecco, unirò in matrimonio 2 giovani della parrocchia. Credo che questo sia un bel segno, un segno di speranza, un segno per il futuro, un segno che l'amore vince su tutto.